Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Cucù, eccomi qua. Oggi mi faccio riprendere di nuovo. Allora, quest'oggi vi farò una ricetta velocissima e molto semplice. Non l'ho mai fatta, però vi posso assicurare che l'ho studiata abbastanza. Quindi, come? Mangiandola. È l'unico modo per studiare una ricetta. Ha sapori, senti, profumi, la croccantezza. Comunque vi dico che cos'è. Sono gli stick di gamberi, quelli in pasta fillo, che si trovano nei ristoranti cinesi, giapponesi, giapponesi, eccetera. Mia nipote ne va matta, oggi viene a pranzo e glieli farò. Quindi ci rivediamo qui sul piano da lavoro. Ciao! Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia, di nuovo. Ormai è una formula. Come apre il video, io devo ridirlo un'altra volta. Allora, questi sono i gamberi. I gamberi sono dei gamberoni, sono enormi, eccoli qua. Che prendiamo sempre alla Movimar. La Movimar è una pescheria, una, ce l'hanno tipo 15, una catena di pescherie. E quella dove noi ci serviamo sta alla CRAI di Monterotondo Scalo. Se andate a nome nostro avete sempre il 10% di sconto, quindi io vi consiglio di andare perché di questi tempi il 10% di sconto sul pesce fresco non è che si rifiuta così, no? Ok, allora questa è la pasta fillo. Abbiamo quindi mezzo chilo di gamberoni, una confezione di pasta fillo e del sale. Ovviamente ci serviranno anche delle forbici. Per quale motivo? Allora, prima di tutto io vado a pulire i nostri gamberoni e poi a ridurre a strisce la pasta filo, ma vi faccio vedere tra un po'. Intanto pulisco i gamberoni. Allora, eccoli qua. I nostri gamberoni sono stati eviscerati e ho tolto a loro anche il carapace. A questo punto dobbiamo prendere la misura del gamberone. Quindi, guardate, sono molto belli, eh? Sono molto belli e carnosi. Prendiamo la misura del gamberone, più o meno, ecco qua. Vado a tagliare la pasta fillo in base alla misura del gamberone. Quindi taglio tutta la striscia. Una confezione di pasta fillo vi basterà e vi avanzerà, anche. Quindi andiamo a tagliare tutte le strisce e ci rivediamo qua a strisce tagliate. La pasta filo l'abbiamo tagliata, a questo punto sposto la pasta filo e andiamo a tagliare i nostri gamberoni. Io voglio farli consistenti questi stick, quindi li andrò a tagliare a metà. Potete farlo anche con le forbici, eh? Chi mi segue sa che io ho il terrore dei coltelli e quindi i nostri coltelli sono tutti senza filo. Beh, un po' di, come si dice, un po' di suspense nella cucina, no? Ci vuole. Che scema. Dovrò prima o poi togliermi questa paura. Ok, ragazzi, li vado a tagliare tutti quanti a metà. E poi vi faccio vedere quanto è semplice fare questi stick. Ok? A fra poco. Allora, li ho divisi tutti quanti a metà. A questo punto sposto il tagliere, riprendo la mia pasta filo, prendo una fetta, diciamo, una striscia di pasta filo, metto il gambero, un pochino di sale. Non tantissimo, ragazzi. Qua. E arrotolo semplicemente il mio gamberone. Ora, diciamo che su una striscia
che tra l'altro si è anche attaccata, guardate. La pasta filo è delicatissima, delicatissima. Dovete stare molto attenti a maneggiarla e soprattutto, intanto vi spiego, quando arrotolate lo stick, dovete stringerlo come si fa per il rotolo con la Nutella, per capirci, ok? Quindi vado a spezzare, ecco, in questo modo la pasta filo e lo poggio qui di fianco. Poi prenderò dell'acqua con un pennello, non si vede, ecco, nemmeno adesso, aspettate, ok. Dicevo, prenderò dell'acqua con un pennello e chiuderò, sigillerò i nostri stick. Li farò riposare una decina di minuti in maniera che la pasta filo viene chiusa bene dall'acqua, perché sennò magari vi si aprono in cottura. E poi li andrò a friggere in abbondante olio di semi. Voi usate quello che volete, io mi trovo molto bene con l'olio di semi di girasole e quindi niente, ci vediamo sui fornelli, li faccio tutti, ve ne faccio vedere un altro per sicurezza, ma tanto avete capito come si fa, insomma, è abbastanza semplice. Il gamberone, un pizzichino di sale appena appena, stringete bene mentre lavorate, ok? Arrotolate e voilà. Facile, no? Ci rivediamo qui a rotolini pronti. Allora, eccoli, sono pronti. A questo punto dobbiamo semplicemente immergere il nostro pennello di silicone o un altro pennello comunque per uso alimentare nell'acqua. Poi spennelliamo la parte interna. Ah, E per chiuderlo. sigilliamo, eh sì, perché sennò si aprono. Giustamente. Ok, una volta pronti, li lasciamo così 10 minuti in maniera che si chiudono bene e poi li andiamo a friggere. A fra poco. Ecco qua il nostro olio bolle. A questo punto mettiamo giù i nostri stick. Non ne mettiamo tanti perché la pasta filo tende ad appiccicarsi. Quindi ne mettiamo 3-4 e poi quando sono pronti lo vedete perché comunque diventa la pasta dorata. Appena sono cotti, io adesso vado a mettere il nostro magico coperchio. Eccolo qui. Appena comincia ad uscire qui il vapore, vuol dire che sono quasi cotti. Quindi ci rivediamo tra poco. Sono pronti ragazzi, guardate che belli. E per essere la prima volta che li facciamo, il risultato secondo me è straordinario. Prenderò questo qui che forse è il più meno carino, però insomma, guardate che belli ragazzi. Sentite che crunch che fanno. È buonissimo, guardate che meraviglia, è veramente buono. Io ringrazio la Movimar, scusate, andate a trovare i ragazzi della Movimar perché hanno del pesce fantastico. Mi raccomando ragazzi, e poi andando a nome nostro c'è il 10% di sconto. Che altro dire? Seguiteci sempre e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti!